Non riesco a togliermi questa gomma dai capelli! Ruota! Il pettine di questa ragazzina sembra una pistola! Vuoi una mano? Non spararmi! Mercoledì, quel poliziotto è in difficoltà! Dovremmo aiutarlo! Ci penso io! Mano, sai cosa fare! Arriva! Ehi, quello è il mio pettine! Mi hai salvato! Ti meriti un distintivo da poliziotta per aver salvato la situazione! Sono una poliziotta adesso? Ora è nelle vostre mani, nuove poliziotte! Mercoledì ed Enid come poliziotte? Le cose si fanno interessanti! Mi sto annoiando! Cosa posso fare? Ma quello è uno scorpione? Wow! Ma è carinissimo! Ciao, amico! Ai! Mi appunto! Che succede? Oh no, il mio animaletto è uscito dalla gabbia! Smettila di urlare, lo stai spaventando! Ai ai, che male! Ok, fammi pensare. Ho una pompetta qui. Con questa posso togliere il pungiglione. Evviva! Mamma mia, quanto è grande! Sono proprio felice che ti senti molto meglio! Questo posto puzza! Sei forse uscita da un cassonetto? Devo tapparmi il naso. Presto, è il momento di farti un bagno! Che noia! Il rubinetto non funziona! Anche la doccia è rotta, è tutta sporca! Non esce niente! Dai, avanti! Oh, un mocio e un secchio! È tutto sporco, ma non importa, ti laverò così! Ma ci sono un sacco di peli sotto le ascelle! Che schifo! È arrivata l'ora di raderti! Smettila di urlare, mi spacchi i timpani! Lascia fare a me, Mercoledì! Sparisci da qui! Non puoi fare la doccia in quella vasca sporca? Ci sono! Ecco qui una tenda da doccia! E questo soffione è tutto sporco! Allora lo pulirò con uno stuzzicadenti! Perfetto! Ok, ora sì che puoi farti la doccia! Hai finito la doccia? Fresca come una rosa! Dammi 5! Oh, i tuoi peli delle ascelle! Aspetta, userò questo lecca-lecca gigante e rimarranno attaccati! Beh, eccoti l'altro lecca-lecca, per aver fatto un ottimo lavoro! Goditelo! Mi piace! Non mi vede nessuno! Posso lanciare questo bigliettino sulla scrivania di Enid! Un bigliettino? Aiuto, ho bisogno di caramelle! Oh, guarda, ho proprio un cupcake che posso darle! Fermati! Mangiatelo tu! Non sono ammessi dolci! Va bene, come vuoi! Perché Enid si aggira sospetta? Ho trovato una soluzione! Getterò queste caramelle nel water! Il tubo porta direttamente al bagno della cella! Che sta succedendo? Sono tutte le mie caramelle preferite! Me le mangio tutte! Oh no, mi sono rimaste incastrate nel naso! Sciocchina! Le tirerò fuori con queste! No, fermati! E ora cosa posso fare? Ho una piuma qui! Solleticarti il naso te le farà starnutire fuori! Eici! Mi sa che ha funzionato! Dammi 5! Questa la vinco! Dai, ti batterò! Ci sono quasi! Ai! Mano, mi hai staccato la pelle! Ne viene via tantissima! Cosa è successo? Oh, è pelle quella? Sembra che dobbiamo tagliarti il pollice! Smettila! La stai spaventando! Niente motoseghe! Accidenti, cosa stai cercando di fare? Vai via! Oh, povera piccola! Sembra che faccia proprio male! Ora taglio via la pelle con le forbici! Ecco fatto, è andata via! E ora ti metto questo cerotto carino, così ti sentirai subito meglio! Oh mamma, come sono sporche le tue unghie! Dobbiamo sistemarle! E io so cosa fare! Ta-da! Ho un set per nail art! Ci sono tutti i tipi di accessori per decorare le unghie! Vai via, mano! Non è per te! E voilà! Le tue unghie sono così carine! Sono proprio carine come te!
perché la ragazza si aggira con fare sospetto? Ho trovato dello slime nero nel water! Che succede lì? Devo indagare. Cosa stai tenendo in mano? Fammi vedere. È nero e viscido, eh? Sembra un buon spuntino. Oh, mamma, che schifo! Basta così, non puoi mangiare quella robaccia sporca! Ma ho fame! Ho un'idea migliore! Miele e Fanta! Versiamo un po' di miele nella Fanta. Così dovrebbe bastare. Chiudiamo tutto ed è pronto! Puoi mangiare questo di slime! Wow, com'è viscido! Lo adoro! È buono, vero? Presto, il mio cibo! Sono affamata! Buon appetito! È disgustoso! Non voglio mangiarlo! Aspetta, ti aiuto io! Arriva l'aeroplanino! No! Perché non te lo mangi tu? Sto per vomitare! È terribile! Che schifo! Guarda tutte quelle mosche che volano via! Ma io ho fame! So io cosa fare! Prima trasformiamo questa caramella in un foglio. Poi ci mettiamo sopra del gelato. E poi lo arrotoliamo. È come un sandwich di gelato. Ecco il tuo cibo! Sembra delizioso! Mi piace un sacco! Grazie, agente! Shh! Ho un lecca-lecca qui! Il mio lecca-lecca è pieno di moccio! Sciocchina! Fammi trovare un sostituto per il tuo lecca-lecca! No, questo no! Questo martello nemmeno! Ah, ecco qui! Un enorme lecca-lecca per te! Ok! Oh, le mie mani! Il fungo fa avere alla ragazza strane visioni! Che succede qui? Un lecca-lecca ai funghi? Mercoledì! Vuoi forse spararmi? Sciocchina, è solo uno spara-lecca-lecca! Questa pistola tiene al sicuro il tuo lecca-lecca! È fighissimo! Mano, vieni a solleticarmi il naso! Il mio lecca-lecca è ancora pulito grazie alla pistola! Liberami da questa sedia! Non se ne parla! Guarda i tuoi denti! La tua bocca è sporchissima e disgustosa! Mi fa venire da vomitare! Ok, cerchiamo di fare qualcosa! Userò questa spazzola affilata e dentifricio tossico! Basteranno solo poche gocce! Versiamo tutto sulla spazzola! No, mi farà male! Non voglio! Stai ferma, altrimenti farà ancora più male! Non ci penso proprio! Bleh! Molto bene, ho un altro piano! Avvolgo dello spago intorno a ciascuno dei tuoi denti, così potrò tirarli tutti fuori con una freccia. Pronta? Cosa stai facendo? Tu e i tuoi sporchi trucchetti! Non preoccuparti, ti salverò io! Mi hai rovinato il divertimento! Oh mamma, dobbiamo pulire i tuoi denti! Fammi pensare! So cosa si può fare! Prima faccio un buco nella fragola per rimuovere il picciolo. Ora la schiaccio fino ad avere tanto bel succo di fragola. Aggiungo un po' di bicarbonato e mescolo bene. Crema di fragole e uno spazzolino. Ora ci metti dentro lo spazzolino e poi lo metti in bocca. Dai, prova! Fammi vedere quei denti. Wow, sono belli puliti e lucenti! Ottimo lavoro! Il lavandino è così sporco, ma ho tanta sete! Agente! Cosa? L'acqua è sporca! C'è anche qualche capello dentro. Ma ha ancora un buon sapore. Quindi non è poi così male. Puoi berla. Ti do anche una cannuccia. Vabbè, proviamo. No, non berla! Vattene, mercoledì! L'acqua non è pulita, quindi non puoi berla. Ma io so cosa fare. Ho bisogno di un po' di cosette. Ecco. Metto un panno e una garza sopra la bottiglia e li fisso con un elastico. Poi metto la bottiglia capovolta su un bicchiere. Aggiungo un po' di sabbia. Poi ecco delle biglie.
poi metto anche queste strisce di caramelle aspre. Ora, quando verserò quest'acqua, tutta questa roba filtrerà lo sporco. Fatto! E voilà, ecco dell'acqua pulita e limpida. Aggiungiamo un po' di limonata. Ecco a te. È davvero buona. Colpiscili! Smettetela di lanciarci la carta! Questi bulli sono proprio cattivi. Sapete cosa fare? Tirate fuori gli auricolari e ignorateli. Ci stanno ignorando! E allora tagliamo gli auricolari! Batti il 5, fratello! Tagliamo anche i suoi di auricolari! Oh no, meno male che ho portato con me gli auricolari wireless! Dov'è il filo? Ehi, anche tu puoi usare i miei auricolari wireless! Wow, grazie! Sei davvero un bravo compagno di classe! Leggere di argomenti scientifici è il loro hobby preferito da fare insieme. Questi bulli stanno ancora escogitando qualcosa. Leghiamo insieme i lacci delle loro scarpe, visto che vogliono stare attaccati. Andiamo a lezione. Ok, classe, ascoltate. Proviamo ancora a legare insieme i lacci delle scarpe quando il maestro non guarda. Ok, scriverò qualcosa alla lavagna e vorrei che lo risolveste per me. Via libera! Questa volta gli legherò i lacci delle scarpe attorno al banco. Sì! Chi sa rispondere? Io, maestro! Il nostro alunno modello! Sì! Oh, sono inciampato di nuovo! Mi taglierò i lacci delle scarpe, così non riusciranno più a legarli. Poi li sostituirò con questi divertenti lacci colorati che non si possono tirare. Nuovi lacci! Un momento, come li tiriamo? Non riusciranno a farmi uno scherzo questa volta! Ho finito! Sarà meglio che torni in classe! Dove pensi di andare, nerd? No! Cosa volete fare? Ti faremo fare solo un piccolo tuffo nel gabinetto! Guarda, abbiamo il nostro stura lavandini per il gabinetto! Odio così tanto questi bulli! Eccoli di nuovo! Immersione! Grazie al mio casco ora non potranno immergermi! Comunque non è più divertente! Andiamocene! Ed è così che si sopravvive a scuola! Yum! Il mio pranzo sembra gustoso! Non così in fretta! Questo è il nostro cibo adesso! È davvero gustoso! Doccia di Cito! Continua! Ciao, ciao, ciao! Tocca a me! Oh, ci hai proprio saziato! Grazie per il cibo, nerd! Hanno finito tutto il mio cibo! Devo fare qualcosa. Per prima cosa mi servono una busta di plastica e un panino. Metto dentro il panino e la piego così. Poi ho bisogno di vernice verde, così posso disegnare sul panino per far sembrare che abbia la muffa. È davvero una cosa intelligente. Cosa c'è per pranzo oggi, eh? Quella è muffa? Che schifo! Non c'è altro cibo neanche qui, è pieno di fazzoletti! Ho bisogno di questi fazzoletti quando starnutisco! Porta via quel moccio! Il mio trucco ha funzionato e ho ancora il mio panino! Ora qualche ripieno. Ho nascosto la pancetta nella scatola. Del formaggio. E un cetriolino. Lattuga, pomodori e ketchup. È proprio delizioso. Devo fare pipì. Ecco il bagno. Ma ciao, nerd. Devi fare pipì? Non abbiamo ancora finito con il bagno. Un momento, si sta facendo la pipì addosso. Oh no! Sbrigati a registrarlo, tutta la scuola si farà una bella risata. Che imbarazzo! Perché ci sta mettendo così tanto tempo? Sbrigati, dobbiamo fare pipì! Questa volta sono pronto. Ho portato il mio gabinetto portatile. Posso semplicemente sistemarlo qui e farmi gli affari miei. Ah, finalmente! Forza, ci serve il bagno! No, no! Il rumore dell'acqua che scorre. Questo farà venire voglia di fare pipì ancora di più.
Smettila, non possiamo più tenerla! È il turno dei bulli di farsela addosso. Fate un sorriso alla telecamera, ragazzi! Tutta la scuola sta guardando! Vieni qui, nerd! Sei leggero come una piuma! Oh, che belle calecca! E se me lo ficco nel naso? Gne gne! Amico, non verrà fuori! Preso! Oh, è coperto di mocce e peli! Facciamolo cadere! È addirittura finito sulla cacca! Abbiamo completamente rovinato il tuo lecca-lecca! Alzate le mani! Ha una pistola! Corri! Che stupidi! È solo un portalecca-lecca! Guarda qui, amico! Inserirò inchiostro blu nella gomma! Facciamo diventare blu la lingua del nerd! Sarà uno scherzo davvero divertente! Su, nerd! Cosa? Vuoi una gomma da masticare? Ne ho una in più! Ah! Ehi! Oh, cavolo! Chi ha detto che nella mia classe si può masticare la gomma? Fammela provare, sembra gustosa! No! Oh no! Ha un buon sapore! Oh no, i denti del maestro sono diventati blu! Cosa avete fatto? I miei denti? Voi! Siamo spiacenti, non volevamo! Cattivi ragazzi! Ora, per punizione, dovrete grattare via la gomma sotto i vostri banchi! Ah, non voglio farlo! Beh, comunque siamo noi che abbiamo lasciato queste gomme qui. C'è così tanta gomma che ne abbiamo letteralmente fatto una palla! Ottimo lavoro! Adesso datele un morso! Sul serio? Questa è vecchia! Miam! Amico, sta di gomma da cancellare! Ehi, nerd, cosa stai leggendo? Un altro libro nerd? Penso che ti divertirai di più dentro l'armadietto! Divertiti! Batti 5! Meno male che ho portato una torcia! Cos'è questo rumore? Uno scheletro! Ah! Ehi, hanno chiuso qui anche te? I miei compagni nerd! Ho portato delle lucine e un orsacchiotto! Creerò qualcosa di fantastico! Cos'è quella luce che viene dall'armadietto? Cosa sta facendo lì dentro il nerd? Apriamo! Wow! Benvenuti nel mio covo! Ho messo delle belle decorazioni luminose e fantastici nuvoloni creati con lucine e imbottitura di orsacchiotti! Sono un Boy Scout! Wow! Scusatemi, siete d'impiccio! Pensa che quel nerd sia più figo di noi! Faccio entrare! Potete iniziare la prova! Non barate! Vi tengo d'occhio tutti! Non ho studiato per questo! So tutte le risposte! Copiamo le sue risposte! Prenderò il suo foglio con questa manina appiccicosa! Preso! Dov'è il mio foglio? È caduto! Ora passeremo sicuramente! L'hanno preso i bulli! È il momento della seconda prova! Dovrei iniziare a scrivere le risposte! Ho l'impressione che i bulli vogliano prendermi di nuovo il foglio! Perché cancella tutte le risposte? Ok, ho finito! Rubiamo di nuovo il suo foglio! Un momento! Non ci sono le risposte! Sei proprio un perdente! Fallirai anche tu questa prova! Ok, il tempo è scaduto! Fatemi controllare i fogli! Hai cancellato tutte le risposte? Allora sarà una F! Un momento, maestro! Deve indossare questi occhiali infrarossi! Così potrà vedere le mie risposte! Tutte le risposte sono corrette! Quindi prendi A+! Quel nerd ci ha ingannato! Facciamogli uno scherzo! Oh, cosa hanno in mente di fare ancora questi bulli? Ehi, nerd, giochiamo a sasso, carta, forbici? Va bene! Sasso, carta, forbici, giù! È distratto, è ora di iniziare lo spettacolo! La sua biancheria intima mutande! Te l'abbiamo fatta di nuovo, che perdente! Non vedo niente!
Spero che i bulli non siano qui. Non posso lasciare che mi tirino fuori di nuovo le mutande. Quindi sto cucendo la biancheria intima più grande di sempre. È troppo occupato, facciamolo ancora. Un momento, che tipo di biancheria intima è questa? Non finisce mai! Gliel'ho fatta proprio bella questa volta. I bulli hanno versato un secchio pieno d'acqua fredda sul povero nerd. Fia! È stato solo un sogno. Un momento. Il sogno sta per realizzarsi davvero. Ma questa volta sono pronto, grazie al mio impermeabile ad anatroccolo. Come l'aveva previsto? In punizione, subito! Qualcuno ha giocato nel fango oggi. Oh no, cosa stai facendo? Stai sporcando le lenzuola. Sì, salta, salta, salta. Saltare è divertente. Che cosa sta succedendo qui? È tutto sporco. Oh no, non il letto. Oh, mi sento... Così non va bene. Vieni con me, signorina. Una spazzola su un trapano. Cos'è? Vieni qui, ti pulirò i piedi. No, lasciami. Vieni qui, calmati bambina. Ti devo solo pulire i piedi. Presa. Oh? Ci penso io. Ecco, questi stivali ci aiuteranno. Devo solo mettere un po' di spray. Poi aggiungerci delle Mentos. E aspettiamo un po'. Ti farà un po' di solletico. Wow, è divertente! Ora vai lì per asciugarti i piedi. Ecco qui, puliti. Ma ora c'è da pulire quelle macchie sul letto. Che incubo! È meglio che inizi a pulire, amico. Oh no, non ci credo! Sei pronta? Questo medico sta spaventando Molly! Quale dovrei usare? Oh sì, quella gigante! No, che paura! Pronto? Ecco qui! No! Dove vai? Aiutatemi! Non ti muovere! Questo ti legherà alla sedia! Non scapperai di nuovo! Lasciami andare! Cosa le stai facendo? Lasciala andare! Dammi questa! Hai paura, vero? Aspetta, ma questo è un unicorno! Trasformerò questa siringa in un unicorno! Non è bellissimo? Non fa più paura! Guarda, questo unicorno vuole darti un bacino! Wow! Ecco fatto, sei stata molto coraggiosa! Potetici unicorni! Oh, che male! Sono io, Mario! Salirò lassù e sconfiggerò Bowser! Vengo a prenderti, tartaruga malvagia! Wow, qualcuno è in vena di ballare oggi! Oh no! La mia torre di Lego! No! Ma gli ha appena iniettito un pezzo di Lego! Oh sì! Il dottore è cattivo, è troppo impegnato a ballare! Cosa sta succedendo? Oh no! Sputalo, Molly! Puoi farcela! Sì, ce l'hai fatta! Che disgustoso! Aspetta, ho un'idea! Ma quello è uno stampo per mattoncini Lego! Riempirò le formine con del cioccolato e mirtilli! Dopo averle riempite, le lascerò raffreddare, così diventeranno solide! Ora il cioccolato è pronto! Wow! Sembrano dei veri mattoncini Lego! E la parte migliore è mangiarli! Posso anche giocarci! Ho fame, voglio assaggiarne uno! Il miglior cioccolato Lego di sempre! È buono, vero? Ehi, giù le mani! Che dottore sciocchino! Cos'è questo rumore? Oh oh! Forse c'è un mostro sotto il tuo letto! Qualcosa si sta muovendo! Cos'è? Ho paura! Ma voglio guardare! Ehi! Aiuto! Ok, che succede qui? Mi fa male! Oh wow, quello è un riccio!
Il piccoletto si è perso! Spine! Non penso che quello sia lo strumento giusto! Le tirerò fuori con delle pinze! Ah, mi fa paura! Ah! Ne ho presa una! Ah! Fermo! Perché una sega? Vattene su! Oh, poverina! Ci serve un kit di pronto soccorso! Una siringa! Ecco qui! La userò per aspirare le spine! Wow! Non sento nulla! Non sento male! Ancora un po'! Wow! Finalmente ho preso tutte le spine! Wow! Sei fantastica! Ora le mie mani passano a battere il 5! Sì! Dammi il 5! È ora di dormire! O meglio, è l'ora della merenda per Molly! Wow! Guarda questa gelatina di Coca-Cola! Che buona! Molly, cos'è successo ai tuoi denti? Devi andarli a lavare subito! No, grazie! Ma guarda che belli spazzolini ti ho portato! Guarda! No, non li voglio! Cosa posso fare? Oh, ho dimenticato di avere questo tappo di Shrek! Shrek? Sì, dobbiamo solo mettere il tappo qui! Ed ecco fatto! Prova! No, non voglio! Oh, cosa devo fare ora? Non preoccuparti, ci penso io! Ok... Guarda! Quella è un'anguria con i denti? Cos'è? Il signor Anguria ha una carie nei denti, quindi devo iniettargli nelle gengive una medicina! Ora posso tirare il dente! Ed ecco qui! Ah! Vuoi che accada la stessa cosa a te? No! Su, dammi lo spazzolino! Ah, bravo, dottore! Non voglio perdere i miei denti! Sei pronta? Questo medico sta spaventando Molly! Quale dovrei usare? Oh sì! Quella gigante! No! Che paura! Pronto? Ah! Ecco qui! No! Dove vai? Aiutatemi! Non ti muovere! Questo ti legherà alla sedia! Non scapperai di nuovo! Lasciami andare! Cosa ne stai facendo? Lasciala andare! Dammi questa! Hai paura, vero? Aspetta! Ma questo è un unicorno! Trasformerò questa siringa in un unicorno! Non è bellissimo? Non fa più paura! Guarda! Questo unicorno vuole darti un bacino! Wow! Ecco fatto! Sei stata molto coraggiosa! Potetici unicorni! Ai! Che male! Un brufolo? Qualcuno inizierà male la giornata! Ah, forse devo proprio schiacciarlo! Oh, disgustoso! Per fortuna ho una visiera che mi proteggerà! Potremmo creare una maschera per il viso! Ma certo! Ecco la macchina per crearle! Aggiungiamo un po' di aloe vera e un po' d'acqua! Ma quella è aranciata! Non penso sia una buona idea! È quasi pronta! Basta premere il pulsante e lasciare che la macchina faccia il suo lavoro! Ora aggiungiamo dei brillantini e un po' di zuccherini! Stai facendo una maschera per il viso oppure una torta? Fatto! La mia invenzione è pronta! Mettiamola sul viso! Ora aspettiamo un pochino! Oh no! Che disastro! No! Cosa hai fatto? Oh no! Missione fallita! Oh mamma! Cos'è successo al tuo viso? Oh, sei irresponsabile! La sua povera pelle! Ma aspetta, credo di sapere cosa fare! Cosa farà la dottoressa con quel cavolo? Questa foglia di cavolo potrebbe essere una maschera perfetta per il tuo viso! Vedremo! Aspettiamo un attimo! Pronta? Sì! Ha funzionato! Guarda che bella pelle liscia! Giusto in tempo per un esperimento! Oh oh! È un terremoto quello? Hai la tosse? Vediamo un po'! Oh no! Scotty! Devi prendere questa! Ma è più grande del mio viso! Devi prenderla! No! No? Ok!
Guarda, anche Teddy sta prendendo la medicina! Non mi interessa! Oh no! Teddy è testardo come te! Allora devo attaccargli una flebo! La medicina deve passare attraverso il tubo! Vuoi che succeda anche a te? Smettila di spaventarla! Va tutto bene! Teddy sta bene! Ho un'idea migliore! Orsetto di gomma e un bisturi! Taglierò l'orsetto di gomma e nasconderò la medicina dentro! Ok, questo trucco dovrebbe funzionare! Molly, ecco! Prendi una caramella! Wow! Io adoro gli orsetti gommosi! Mm. Che buona! Vedi? Ho avuto un'idea migliore della tua! Hai compilato la sua cartella? Sì, è tutto a posto! E tu? Sì, fatto! La sua gomma è finita nel condotto sbagliato! Oh no! È finita sui capelli di Molly! Oh, così non va bene! Come farò a toglierla? Forse devo solo raschiarla via! Aha! Taglierò i suoi capelli! Ma cosa stai facendo? Oh, mamma! No! No! Cosa? Stavo solo cercando di toglierla! Così non va bene! Aspetta, ho un'idea migliore! Come può aiutare la Coca-Cola? Dobbiamo solo intingere la gomma da masticare nella Coca-Cola e poi sarà più facile rimuoverla! Guarda! Ta-dan! Si è staccata! Cosa sta succedendo? No, niente! Sto solo compilando il tuo fascicolo! Ok! Ci è mancato poco! Wow! Ma quello è slime! Devo averlo! Voglio quello rosso! Che furbetta! Non vedo l'ora di mangiarlo! Wow, è viscido! Scommetto che sa di fragola! Mmm, che buono! Lo adoro! Aspetta! Ne manca una! Oh no! Che monella! Questo non è da mangiare! Devo mettere un segnale vicino a queste fiale! Non si tocca e non si mangia! Giù le mani! Vediamo! Perché sei triste, Molly? Voglio mangiare lo slime! Oh, ma quello non si mangia! Creiamo qualcosa! Mi servono semi di chia, acqua, colorante alimentare verde e zucchero! Ora mescoliamo tutto insieme! Wow, la consistenza è perfetta! Ta-da! Ti ho preparato uno slime commestibile! Wow, sembra buono! Mi piace più dell'altro! No! Lo sto mangiando di nuovo! La mano mostro mangia caramelle! Gnam gnam! È divertente! Voglio delle caramelle per me! Eh? Dovresti mangiare i broccoli invece del cioccolato! No! Dovresti mangiare questo! Un momento! Senape? Ecco, aggiungerò sapore extra al tuo broccolo! Credo che ne mangerà un morso! Mi ha fatto venire brufoli a broccolo! Ops, non sapevo che fosse un rifiuto tossico! Vediamo! Ho un'idea! Un lingotto d'oro! Grattugerò il lingotto d'oro come se fosse formaggio, poi aggiungerò altri confettini e condimenti d'oro. E aggiungerò un liquido dorato all'intruglio. Ora mescolo il tutto e lo prelevo in una siringa fino a riempirla. Metto il contenuto nella macchina che produce maschere per il viso, aggiungo della menta e lascio che la macchina faccia il suo lavoro. Eccola, una maschera per il viso dorata! Ecco, te la metto sulla faccia. Ora rilassati un po'. Il patrigno fa finta che va tutto bene. Una spa! Sei così buono con mio figlio! A dopo! Ci è mancato poco. Ok, è ora di toglierla. Ora cosa facciamo? Oh cavolo, ha solo peggiorato le cose. Vi farò scoppiare! Ci sono! Metti questo sacchetto per coprirti il viso. Problema risolto! Devo fare pipì! Grazie per avermi aperto la porta! Davvero?
Finalmente, ho mangiato proprio tanto oggi. Sbrigati, devo fare pipì. Forza, fammi vincere. Non riesco più a tenerla. Oh no, ho fatto la pipì sul pavimento. Oh, è solo la mia bibita. Già che ci sono, mi faccio una doccia. Ci vorrà un po'. Per favore, sbrigati! Penso di aver finalmente finito. Accidenti, ha lasciato un bel disastro. Cosa ci fai lì? Ah, devo sbrigarmi! Ma che... puzza! Ha sganciato una bomba qui! Oh mio Dio, cos'è questo odore? Chi l'ha fatto? È stato tuo figlio! No, è stato lui! Sei stato decisamente tu! Non mi sento bene. Cosa c'è? Fammi sentire. Oh, stai bruciando. Meno male che ultimamente ho voglia di popcorn. Grazie a te posso prepararli. Te li metterò in testa e aspetterò che scoppino. Penso che siano pronti. Perfetto, grazie Aiden. Sono super croccanti. Adesso ti lascio riposare. Non mi dai neanche le medicine. Buon compleanno, esprimi un desiderio. Ehi, era la mia torta. Oh, un momento, ho un regalo per te. È molto costoso, mi è costato 999 dollari. Un giocattolo Jurassic? Grazie, presumo. Anche se l'unica cosa che desidero è che mio padre sia qui. Un momento, chi è alla porta? Sì? Dov'è mio figlio? Papà, sei venuto! Buon compleanno, figlio mio! Hai dimenticato? Oggi è la settimana del patrigno! Non è ancora il tuo turno, quindi vattene! Papà! Odio questa festa! Scapperò e andrò da mio padre! Questo posto è inquietante. Sono spaventato e solo. Dov'è mio padre? Questo posto sembra pericoloso. Ciò vuol dire che non dovrei essere qui. Guardo tutti i cartelli. Eh? Ah! Figliolo, sono io! Sono tuo padre! Papà! Oh, avevo quasi dimenticato. Vuoi guardare un film con me? Sì, andiamo! Il film sta per iniziare, sediamoci. Questo film ha delle belle recensioni. Voglio bere una bibita e mangiare degli spuntini come loro. Mi sta venendo fame e sete. Papà, puoi prendere degli spuntini, bibite e popcorn? Spuntini? Fammi controllare il portafoglio. Torno subito. Oh no. Oh oh, il patrigno è qui. Dove posso prendere degli spuntini? Non posso permettergli di rientrare. Cosa posso fare? Ci sono! Ehi, ragazzone! Ti pagherò se mi lasci vestire da guardia di sicurezza. È un affare, grazie amico! Vado a prendere il volo! È l'ora dello spettacolo. Occhiali e baffi finti. A posto. Vorrei quello, grazie. Vediamo. Questo è tutto quello che ho. Coca-Cola e popcorn, grazie mille. Oh! Siamo spiacenti, abbiamo una nuova regola. Non sono ammessi cibi e bevande all'interno del cinema. Può buttarli qui. Che cosa? Ma... va bene. A lei è anche vietato venire in questo cinema. Perché? Sto solo seguendo le regole. Oh no, mi limiterò a... Non così in fretta! Quel trucco non funzionerà con me. È il papà vestito da clown. Guarda questo trucco. Quanto pensi che sia lungo questo fazzoletto? Sì, sì, è proprio una noia. Riprenditi il palloncino. Ti mostrerò io un trucco. Questo ago farà scoppiare il tuo palloncino e rivelerà tutte le caramelle che stai cercando di intrufolare. Oh oh, posso spiegare? Non voglio sentire. Maledizione. Come farò ad entrare? Uno spazzolone e un secchio?
So cosa fare. Verso della Fanta nel secchio e lo riempio. Mi serve solo il bastone dello spazzolone. Vediamo. Congelerò la Fanta, così diventerà solida. Ta-da! E farò finta di essere una donna delle pulizie. Cosa fai? Sono qui per pulire il cinema. Dove sono il mio straccio e il mio secchio? Giuro che li avevo appena messi qui. Ah, eccoli! È meglio che entri. Ho detto che non ti è permesso stare qui. Conosco quella faccia. Oh mio Dio, c'è un sacco di confusione. È meglio che inizi, eh? Questa è Fanta? Vabbè, potrei anche godermi il film e fare uno spuntino. Oh, questo film è intenso. Ehi, guardia, posso portare la mia Barbie? Non mi interessa, entra e basta. Oh, accidenti, il papà si è vestito da Barbie. Salve, guardia, posso entrare? Certo che puoi entrare. Grazie. Oh, oh, il papà sta per andare addosso al cactus. Il suo petto ha una perdita. Oh, oh, non va bene. Cos'ha il suo petto? Sono false? Ah, quelle sono confezioni di succo, quindi non sei davvero una ragazza. Sei il papà! Fuori di qui! Non mi prenderai in giro. Maledizione! Il biglietto per il film. Ok, entra. Ha un'imbracatura al braccio, eh? Ho un'idea. Un travestimento con Hubba Bubba come fasciatura. Devo vedere il film. Ho avuto un incidente e questo mi farebbe davvero sentire meglio. Ok, entra. Quel lungo Hubba Bubba sta lasciando una traccia. Oh, la mia caramella preferita! La mangerò tutta! Perché vengo tirato indietro? Vai! Tu! Fuori! Nasconderò questi Kit Kat sotto il mio costume di Spider-Man. Andiamo! Che succede, guardia? Sono io, il tuo amico e vicino Spider-Man! Veramente? Mi sembra di aver già visto questo trucco. Bene, allora voglio sapere cosa succede se ti soffio aria calda sulla pancia. Oh, amico, hai sprecato la mia cioccolata! Via quella maschera, papà! Puoi andartene adesso, ragno finto! Ah! L'ho smascherato di nuovo! Sì! Ne ho basta, non ci credo! Non è giusto che mi sia vietato entrare senza saperne il motivo! Te lo do io il motivo! Combattiamo! Eh? Sono io il patrigno! Tu! Forza, pantaloni puzzolenti! Hia! Prendi questo! Non ho paura di te, idiota! Mi hai mancato! Dov'è la tua arma adesso, eh? È questo tutto ciò che sai fare? Beh, che mi dici di questo? Fortunatamente sono stato un campione di baseball al liceo! Super tiro! Sì, caduta sul gomito! È questo che viene definita una lotta? Che cosa sta succedendo qui? Il tuo compito è prevenire, non iniziare i litigi! Beh, imbarazzante. Ti pagherò la prossima vacanza se darai la colpa a quel tizio laggiù invece che a me. È un affare, tu! Perché papà ci sta mettendo così tanto? Eccoti, figliolo, andiamo a casa. D'ora in poi abbiamo delle nuove regole da seguire. Oh no! Oh no! Vedo che abbiamo già dei delinquenti. Penso che tu abbia bisogno di una doccia per sbarazzarti di quel colore di capelli. Ops, mi dispiace. Non mi piace la mia nuova acconciatura. Niente capelli colorati. Quanto pensi che siano lunghi i tuoi capelli? Sembra che ci sia bisogno di tagliarli. Non hai bisogno di capelli così lunghi. I miei capelli! Ho i capelli corti e naturali. Che cosa hai intenzione di tagliare? Non sono fico senza le mie collane! Niente accessori! E tu, ragazza popolare? Oh no! Per prima cosa controlliamo le tue unghie. Oh oh, sono ben oltre il limite.
Ora vediamo di tagliarle. È stata una grande soddisfazione. Niente unghie lunghe. Vieni qui. Sì, maestra. Non è permesso truccarsi. Vedi? Il tuo trucco è così pesante che si è trasferito sulla carta. 8 meno 4 fa 5, giusto? Stai cercando di mettere alla prova la mia pazienza? Sbagliato! Cosa? Povera secchiona, pensavo che fossi intelligente. Tu! Vieni qui davanti e scrivi la risposta corretta. Mi faccia pensare. Troppo lento, eccoti una F. Non avevo ancora iniziato. 8 meno 4 fa 4. Ottimo lavoro, Eden! Allora finisci tutti gli altri problemi a partire da adesso. Faresti meglio iniziare a contare. Eden finirà in tempo? Oh no, quella clessidra va troppo velocemente. Ce l'hai quasi fatta. Fermo, il tempo è scaduto. Ti prendi una grossa F. Accidenti! Chi può risolvere questo problema di matematica per me? Quei due in fondo stanno facendo finta di essere occupati per non essere chiamati. Vediamo, tu che mi dici, Eden? Oh, caspita, perché io? 1 più 3 fa 3? Ci sei quasi! Sapevo che era sbagliato! Guarda le mie dita! Quante sono? 4! Giusto! Puoi scegliere due premi misteriosi! Wow! Il pulsante verde e quello giallo! Ho trovato delle caramelle! Cosa? C'è un premio! Ora tutti vogliono partecipare! Non dovresti stravaccarti sulla scrivania mentre scrivi! Come posso risolvere questo problema? Ci sono! Ecco, usa questo come guida! Bello! È troppo facile! Stanno andando tutti bene! Eh? È il mio turno, fuori! Il male è tornato. Vedo che c'è uno studente senza guida. Come mai sono bloccato in una gogna? Non riesco a scrivere! Finito! È ora di andare a fare merenda! Aspettatemi, è pesante! Nessuno mi sta guardando. Posso appiccicare la gomma da masticare sotto al banco. Oh oh! No, no, dovresti gettarla nel cestino. Ottimo lavoro! Ho una gomma da masticare in tubetto, avvicinatevi tutti! Possiamo dividercela! Wow, è deliziosa! Anch'io! Fantastica! Chi riesce a fare la bolla più grande? Oh, si parte! Posso torcere la mia gomma in una spirale! Incredibile! Sono stanco di masticare questa gomma, potrei appiccicarla sotto al banco e sbarazzarmene! Ti ho visto! Raschia via tutta quella gomma o ti raschierò via la lingua! Ce l'ho fatta! Ma io voglio che tu le tolga tutte! Cosa? Va bene, ora lo faccio! Oh, mio povero Eden! Ci sono così tante gomme là sotto che si sono trasformate in una gigantesca palla di gomma! Ora mangiala! Vuole che mangi questa gomma che sembra un cervello? No, no, no! Non posso guardare! Sto per vomitare! Usciamo da qui! Ho una gomma tutta mia! E la attaccherò sotto il banco! Non sanno che tutte quelle gomme erano mie! Le lunghe file per andare in bagno sono tra le cose peggiori! Devo fare pipì! Perché questi studenti non riescono ad aspettare? Devo concentrarmi! Vieni fuori! Bel libro! Eh? Oh oh, tutti si stanno spazientendo! È passata quasi un'ora e la maestra cattiva è ancora in bagno! Devo concentrarmi sul serio! Ho bisogno del bagno, per favore! Cos'è questo putiferio? Vabbè... Vado io per primo! Oh, la maestra cattiva ha intasato il gabinetto! Forza, ragazzi, toglietevi da qui! Chissà cosa gli è preso! Ma che disastro! Ok,
Questa volta sono tornata con la protezione. Puliamo questo gabinetto. Devo versare tutte queste cose diverse nel gabinetto. Questo pasticcio richiede molte miscele. Ora tiriamo lo sciacquone. Sarà una vera esplosione. È già finita? Diamo un'occhiata. Wow! Si potrebbe fare una festa in questo gabinetto. Ehi, che state facendo? Datemi un po' di privacy! Cosa dicono gli ultimi pettegolezzi? Cosa? Questo te lo confisco. Non sono permessi i telefoni. Ora sputalo fuori. So che hai un bigliettino nascosto in bocca. Che sgustoso. Ehi, secchiona, vai tu per prima. Riesco a sentirne l'odore. Il telefono. C'è qualcos'altro. Fammi vedere le mani. C'è il bigliettino nascosto nel tuo maglione. Ma quanto è lungo? Basta così. Ora è il mio turno. Sono disposto a consegnare il mio telefono. Bravo studente. Mani in alto. Accidenti. Sapeva che avevo scritto il bigliettino sulle mie braccia. La prego, sono innocente. Dovremo toglierlo. Fa male. Chi porta una palla a un compito in classe? Uno che è disposto a imbrogliare, ovviamente. No, no, no. Ho fatto finta di essermi rotto un braccio in modo da poter nascondere il mio telefono all'interno del gesso. Fermo! Mi sono rotto un braccio! Davvero? Faccio una telefonata veloce. E perché si sente una suoneria dentro al tuo gesso? Sei stato beccato, lo sapevo! Dammi quel gesso! Perché non rompere il braccio per davvero? Oppure romperò il tuo telefono! Ecco, ora muoviti e inizia il tuo compito in classe! Guardate qua! Eh? Volete fare il compito super facile o il compito medio? Ovviamente tutti vorranno fare il compito super facile. Ora vi passerò i fogli del compito. Non so la risposta! Un piccolo aiuto non nuocerà. Grazie, maestra! Passerò le risposte del compito a Daniel. Passerò questo compito in classe. Sbircerò il foglio della ragazza secchiona. Ehi, niente imbrogli! Vabbè, non ho bisogno del tuo aiuto. Dovrei prendere in mano la situazione. Spingerò la sua scrivania proprio accanto a quella di Victoria in modo che possa copiare le risposte. Ciao, compagna di banco! Continuiamo il compito in classe, che ne dici? Il principe si precipitò a salvare la principessa con un bacio d'amore. Eiten, svegliati! Il mio studente dorme. Ehi, fai silenzio! Non svegliarlo! Lascialo riposare. Dormirà meglio con un cuscino e una coperta. Sembra che ci sia permesso dormire in classe. Sogni d'oro! Torno subito. Dove sta andando la maestra? Eh? Una luce notturna? Oh, bene, mi metterò a dormire anch'io. Il grande mostro cattivo mangiò la principessa. Sto scrivendo il più velocemente possibile. Sono una brava studentessa. Ho sonno. Non so nemmeno più cosa sto scrivendo. Questa lettura sta diventando noiosa. Dovrei depilarmi le gambe già che ci sono. Devo prima mettere la schiuma. E poi il principe affrontò il mostro. Beh, questo è un modo per fare più cose contemporaneamente. Quel ragazzo dorme durante la mia lezione. Dovrei punirlo. Svegliati! Basta! Sembra che la bella addormentata nel bosco voglia che le si faccia un piccolo scherzo. Ti metto nella mano un po' di schiuma. Poi ti solletti col viso con una piuma. Oh, che imbarazzo! Ora tutti ridono di me! Ok, controlliamo i compiti in classe. Uffa, devo controllare tutti questi. Odio questo lavoro. Ci sono! Darò un voto sulla base di un lancio di questo dado. Solo una A e tutte le altre facce F.
Ops, è caduto su una F, mi piace. Questo studente avrà una F. Sapete una cosa? Darò a tutti una F. Adoro questo lavoro, dopo tutto. Questa volta è caduto su una... No, torniamo a F. È arrivato il momento di controllare i compiti in classe. Wow, questo studente ha fatto tutto giusto, merita A+. Ho un'enorme pila di compiti da controllare. Mi stancherà. Oh, accidenti! Lei ha preso F, ma Victoria è molto dolce. La trasformerò in un A-. Il prossimo. Peccato che sia un'altra F. Ma Aiden si impegna davvero tanto. Bene, darò anche a lui A-. Ora per questo compito... Oh, Daniel è molto carino. Dovrei dargli una A. Sapete una cosa? Penso che tutti i miei studenti meritino una A.